Liberamente, percorsi liberi di vita carceraria. In questa puntata, la storia di un tunisino, dal Maghreb al carcere di Prato. Il dottor Loris Pinzani, psicologo, analizza la storia del detenuto. Teatro in carcere, parlano i detenuti, attori e l'insegnante attrice. Liberamente, percorsi liberi di vita carceraria. Benvenuti a Liberamente, percorsi liberi di vita carceraria. Come sempre siamo andati dentro il carcere della Dogaia di Prato per conoscere anche com'è strutturato, cosa accade al suo interno e anche per parlare con i detenuti. Oggi abbiamo un'intervista molto ma molto particolare, perché l'uomo che abbiamo intervistato, un tunisino, più infatti che raccontare la sua storia, quello che lo ha portato in carcere, ha approfittato dello spazio che noi gli abbiamo concesso per parlare della sua religione, l'Islam, affermando che è sicuramente superiore a tutte le altre. Una sorta, diciamo, di proselitismo in carcere. È un'intervista quindi unica e particolare. Ascoltiamolo. Subito dopo vi ricordo il commento del dottor Loris Pinzani, lo psicologo. Liberamente, percorsi liberi di vita carceraria. Ascoltiamo la storia di un giovane tunisino in carcere a Prato e la fede in Allah a sostenerlo. Siamo all'interno del carcere La Dogaia di Prato, in questo momento siamo in maniera specifica dentro la biblioteca, che è adibita anche al laboratorio. Scegliamo sempre questo posto, prevalentemente questo posto, per le nostre interviste, perché è un luogo particolarmente anche caldo, accogliente, con questi libri, con questi quadri, ed è un luogo dove possiamo parlare indisturbati. E ovviamente all'interno di questo reportage, per chi già lo sapesse, noi cerchiamo di scoprire come è strutturato il carcere, quali sono le attività che i detenuti svolgono all'interno di questa struttura, ma soprattutto vogliamo conoscere le storie dei detenuti che sono qui al carcere della Dogaia di Prato, ma che potrebbero essere i detenuti di un qualunque altro carcere d'Italia e del mondo. Allora, davanti a me oggi ho il tuo nome? Mi chiamo Trianesa, arrivo da Tunisia. Dalla Tunisia, da quale città? Da Tunis. Tunisi, proprio nella capitale. Proprio sì. La capitale. E ti posso chiedere quanti anni hai? Io ce l'ho 37 anni. 37 anni, sì. Dalla Tunisia in Italia, cosa facevi in Tunisia? Faccio vendere la pesce, ce l'ho un negozio di vendere la pesce. Allora, sì. A Tunisi tu vendevi pesce? Vendo pesce, sì. E senti, la tua famiglia è di Tunisi, sta là o abita in Italia? Mia famiglia, mia genitori andare a Dubai, c'è mia famiglia anche a Dubai, dove c'è la mia fratello, mia sorella sposata lì. A loro, Dubai, sì, negli Emirati Arabi? Sì, è un paese arabo, sì. Parlano anche lì arabo. Andare i miei genitori lì, fanno vacanza 6 mesi, 4 mesi, dipende come è costretta la vita per fare, dipende come le cose. E io per cui lavoro lì a miei paesi, è arrivata una fortuna, dicono fortuna, per arrivare mio fratello qua a Milano. Ecco. Tuo fratello è venuto a abitare a Milano? Mio fratello abita a Milano, lui fa il cuoco. Lui mi ha mandato una mail disponibilità per fare con lui un mesetto, non mi ricordo, 15 giorni. Ecco, scusa se ti interrompo, ma tu a Tunisi vendevi pesce. Ecco, perché hai sentito il desiderio e il bisogno di lasciare la sua attività per venire a Milano? Io arrivato per fare 15 giorni, 20 giorni. Per curiosità, per fare turista. Mi senti sempre, mio fratello parla per l'Italia, così questa cosa posto. Cosa ti diceva questo, tuo fratello dell'Italia? Parla per l'Italia, per il Domo di Milano, parlami per questo posto, questi lioni grandi, una immagine, esempio, tanti cose che ti incuriosivano. Mi incuriosito. Io ho detto vai, faccio vacanza con mio fratello, arrivato l'opportunità, però faccio questa vacanza. Quanti anni avevi? In questo momento al 31. A 31 anni? Sì. Avevi già una famiglia, una moglie a Tunisi? No, io come si dice...
non è sposato, ma c'è il fidanzata, adesso è andata via. Ti ha lasciato? Ti ha lasciato, perché lei è sentita con una condanna lunga, la prima grado ha preso 10 anni, 2 mesi. E lei, io ho detto, fai la tua vita, anche lei senza... Ecco, ma lei abita a Tunisi? Lei abita a Tunisi, io sono arrivato qua per fare vacanza, ho bloccato qua. Allora, raccontami, arrivi a 31 anni da tuo fratello, sì. Arrivi a Milano per conoscere Milano. Per conoscere e Milano, faccio foto a Milano, giro da qua, di là, fino ho conosciuto un po' di paesani, tunisini lì a Milano. Un giorno, non lo so, 20 giorni o 17, hanno invitato me per facciamo festeggiare un po' di vino, un po' di... Abbiamo ubriacato. Fino ti sei ubriacato? Ubriacato. Noi abbiamo, come si dice, festeggiare. Abbiamo fatto bella cena, abbiamo mangiato insieme, abbiamo cucinato couscous, abbiamo fatto bella cena. E dopo è successo il reato, ho fatto io, ti legato con mio paesano. E mi trova in carcere di Monza. Ecco, ma cosa avete fatto? Vi siete picchiati? È andato omicidio. Picchiato e non mi ricordo perché mi ha bevuto. Era sotto l'effetto dell'alcol? Sotto l'effetto dell'alcol. Mi ricordo solo... io sono accusato di attentato omicidio. Sei accusato di attentato omicidio. Senti, ma ti ricordi perché avete litigato? Non mi ricordo, questa non mi ricordo. Mi ricordo noi c'è la musica, balliamo, beviamo vino, dopo whisky, dopo... Ecco, quindi chiaramente sotto gli effetti dell'alcol... Sì, sotto l'effetto dell'alcol è andata così? È andata male, troppo male, pagato io. Ecco, ma da quanto tempo eri in Italia? Da questo momento fino adesso, bloccato in carcere. No, al momento in cui sei stato... Da 2009. No, dico, da quando sei arrivato come turista, al momento del tentato omicidio, quanto tempo è trascorso? Non arriva un mese. Nemmeno un mese, quindi eri proprio come turista? Sì. Ecco, quindi insomma, l'Italia non ti ha portato fortuna? Sì, l'Italia l'hanno rifiutato subito. Ecco, quindi... Ho mandato me in galera subito. Ah, ti ha mandato subito in galera. Quindi non hai avuto modo di apprezzare le bellezze dell'Italia? No. Hai visto purtroppo il carcere? Sì, no, grazie. C'è una dottoressa qua che arriva, mi fa guardato almeno a Firenze. È andato a Palazzo Vecchio, è andato a Palazzo Pitti, al Gita, andato questa che mi è piaciuta, all'Uffizi, è andato lì. Almeno ha detto non è andata male. Hai trovato il lato positivo di questa vicenda? Senti, sì, ho imparato lingua, ho imparato a parlare, andato in scuola qua. Tu sei detenuto dal 2009? Sì. Ecco, prima sei stato a Monza, hai detto? Sì, ho fatto 10 mesi a Monza. 10 mesi a Monza e poi sei stato subito trasferito a Prato? Sì, poi l'hanno trasferito mai a Prato. Ecco, hai trovato delle differenze fra il carcere di Monza e quello di Prato? Per me il carcere di Prato è meglio. È meglio. Ecco, perché? Cosa ti piace di questo carcere? C'è più attività, più cose, più... non è quello come il carcere di Monza, chiusa la cella. Ecco. C'è più libertà. C'è quindi più tu libertà, vedi proprio il carcere come un'opportunità di reinserimento? Eh sì, ecco, inserito io, piano piano ho imparato lingua perché... ecco, vai a scuola qui? Sì, vado a scuola, parlo con gli italiani, ho imparato lingua, inserito così. Dopo, come detto, non voglio dire il suo nome, come si chiama, dottoressa di chi fa la gita, lei ogni volta porta noi in gita, ogni volta andiamo a un posto bello, meraviglioso, come si Palazzo Vecchio, come si dice, una cosa meravigliosa, ma non c'è come si dice, non c'è qualcosa come dici. Con Firenze ti ha colpito tantissimo. Mamma mia, chi Milano, chi è detto mio. Milano non è niente. Non è niente, ma chi Milano ha portato me, è solo la galera. Firenze è bel posto, ma ecco, quando uscirai, in che anno uscirai da questo carcere? Quando ti daranno la libertà? Il prossimo anno. Il prossimo anno, quindi allora potrai visitare un po' tutta la Toscana? Sì, devi ritornare un'altra volta al Palazzo Vecchio. A Palazzo Vecchio, sì. Gli Uffizi. Senti, sì. Qual è l'opera che ti ha più colpito di Palazzo di, Vecchio? Di Michelangelo. L'opera di Michelangelo. Sì. Senti, che attività svolgi tu qui all'interno del carcere? A scuola ogni volta come... ogni venerdì, ma non faccio niente, vado solo a moschea. Faccio la mia preghiera,
Così, non di più, non di meno. E scuola è a posto. Aspetta il dottore, si arriva da mercoledì a mercoledì. Dove è dottoressa? La tecla e la padovana. Aspetto questi due momenti. Sì, momenti. Dopo faccio inglese con la dottoressa Tecla, americana lei. E con la dottoressa padovana facciamo un po' di opera, dove andiamo la prossima gita, così parliamo di l'opera. A te, sento, piace molto viaggiare, vedere musei, vedere opere d'arte, quindi è questa la cosa che mi sembra più tu abbia voglia di fare. Ecco, ovviamente essendo chiuso dentro un carcere lo puoi fare raramente. Ecco, cosa fai? Leggi libri di geografia? Leggi libri di arte? Ecco. Libri di arte di Michelangelo, quanto ha fatto questa opera, da cosa ha fatto, come si fa questa opera. Ecco, quindi ti piace molto l'arte. Sì. Senti, hai detto che vai tutti i venerdì a pregare alla moschea. Sì. Infatti hai questo berretto che testimonia il fatto che tu sei musulmano. Sì. Ecco, come si vive da musulmani all'interno di una prigione? Vivi normali, fai tua preghiera, ogni momento aspetta tua preghiera, fai tua preghiera, ogni persona ha il suo diritto. Come una cosa normale, perché anche il nostro profeta ha detto a noi, lui ce l'ha, ogni persona ce l'ha la sua regione, tu ce l'hai la tua regione, fai la tua regione, non mi interessa nessuno, non ti disturbare nessuno, perché anche la nostra regione dice questa cosa, non devi disturbare con nessuno, non devi trattare male qualcuno, proprio la vicini. Ecco. Di tua cella, come anche i vicini di tua casa, devi stare attento. Quindi diciamo di loro. Maometto, il profeta. Sì, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sì. Praticamente. Sì. Lei ha detto tutto nel consiglio. Il Corano dice che. Sì, il Corano, Muhammad ha dato tutto il consiglio per andare avanti. Solo noi che abbiamo sbagliato, come si dice, io sono non bevuto, non arrivare qua, perché il nostro profeta, il nostro Corano dice non devi bevi. Ecco, appunto chiede proprio questo, perché Corano dice che non si deve bere, no? Non devi bere. Ecco, e tu prima hai fatto... È questa, prima non lo so la nostra religione come si deve. Ecco. Prima Ma tu quando eri in Tunisia eri molto credente? No. Ah, ecco, eri un musulmano, diciamo. Non sono musulmano, non prego. Senza pensare molto. Corri alla vita, non c'è. Eri un giovane che lavorava. Lavoro, piacciono, fai soldi così. Ecco. Diciamo il tuo senso religioso è diventato più forte in carcere? Più forte, sì. Avevo leggiuto come si deve leggere il Corano, come si deve fare, come si dice il nostro profeta sallallahu alaihi wasallam. Come si chiama in Muhammad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam significa mando saluto a lui. Ah, mando saluto a lui. Mando saluto al mio profeta. Sì. Ecco, devi una cosa obbligatoria questa. Ah, va detto sempre. Non si dice solo Muhammad. Ogni volta se si dice Maometto è un'offesa. Io però lo posso dire, insomma, io sì. Sì, posso dire. Perché non è il mio profeta, quindi appunto è. Sì, non è tuo profeta, può darsi, ma non si sa. Ma, però non lo so dire proprio in arabo, capito? Insomma. Sì, anche mando saluto a Gesù, noi anche noi crediamo Gesù, ecco, come profeta anche certo, lui. Certo. Crediamo. Senti, ma visto che tu appunto hai affinato la tua il tuo amore per la religione, per la religione islamica, come la vedi la religione cristiana? Come la giudichi, la nostra religione? Questo è appunto la religione cristiana, non lo so come si dice, se posso uno dice bugia o dice qualcosa, non è come si dice. O religione come l'altra religione, ma non può dire perché non è capace di parlare italiano bene per spiegare bene come è questa religione. Cioè, diciamo perché nella religione cristiana il perdono è fondamentale. Mi chiedo se lo sia anche per la religione musulmana, perdonare chi ha sbagliato.
A voi c'è il perdono, sei perdonato, dici al prete, a voi, sì. Come si dice, dici tu ho peccato, tu dopo sì. Lui ti ha perdono. No, non è così, non è, ecco, non è così, dici, da voi non è così, non è così. Infatti era qui che volevo arrivare, quindi il fatto che tu abbia sbagliato, Allah, come lo giudicherà? Devi, come si dice, pregare no. E chiedi, e può darsi. Può darsi, ecco. Può darsi, perché ecco. Dio hai dato la scelta, tu fare questa, c'è la strada, e tu fai, c'è la tua strada, e dopo devi pagare il giorno del giudizio, di pagare, che hai combinato anche una cosa, microscopia di sbaglio, tu devi pagare. Pagare, ecco, pagare. Quindi appunto la religione musulmana è molto se più Se Dio dura, voglio no? perdonare, ti perdona, è un'altra ecco. questione. Ecco. Un'altra questione, se Dio il giorno del giudizio... Ecco. E quindi tu vai tutti i venerdì alla moschea a pregare con la speranza che Allah Speriamo a Dio perdonami. Ecco, però non sei sicuro. Non sei sicuro, ma io, come si dice, lo fido da Dio. Hai fiducia in Lui. Fiducia, quindi Dio, speri per, Lui. Sì, perdono. Perché se hai anche letto la vostra... A mia opinione, ho letto tutte le religioni, l'ho visto, ma non ho visto più qualcosa corretto come la nostra religione. La dice la verità, io non ne dici perché certo, davanti a me, lei o davanti a telecamera, davanti la più corretta religione sono la nostra. La musulmana è la più la corretta? La musulmana. Ah. Perché? Perché l'ho letto, io l'ho letto, l'ho letto del ebreo, l'ho letto del cristiano, l'ho letto da tutti, l'ho visto la nostra, la più regioni corretta. Ecco, quindi ovviamente poi se la religione è una fede, no? Quindi se una fede è una religione è ovvio che ritenga la sua la più corretta. Sì, ogni persona ha la sua religione. Poi dipende da dove uno nasce anche, no? Perché se chiaramente uno nasce in Italia sarà più difficile diventare musulmano rispetto a uno che è nato in Tunisia. Sì, c'ha ragione, ma anche qualcuno, quando qualcuno sbaglia, come si dice, strada, come si dice, io come ho sbagliato strada, ad esempio, se tu feri, fuori bevi tu, non fai come ho fatto io, non ho mai fatto casino, andato in carcere, così, ma sempre bevi tu, ad esempio, un bicchiere di vino, così, mi bevi lei. Io? Sì. Raramente, non amo molto. Sì, non è molto, ma... tua strada, ma io quando ho scelto io questa strada ho bevuto e andato in carcere. Non è uguale la strada. Certo, ma tu sei andato in carcere non perché hai bevuto, ma perché hai tentato di uccidere una persona. Ma, ma se non bevuto non esce da mia testa. Ecco. Non andare dell'effetto sotto l'effetto dell'alcol. Quindi tu dici la religione musulmana già diceva di non bere, quindi, perché già sapeva che il bere può portare a portare il male, sì. Ecco, quindi prevede, diciamo, quelle che sono le strade pericolose da intraprendere. Sì. E quindi tu sei diventato molto religioso, possiamo dire che che il carcere ti ha portato a questo. Sì. Ecco, tu la cella con chi la condividi? Con il paesano tunisino. Un altro musulmano come te? Sì, lui non prega. Lui non prega, Sì, ma uguali, lui mi rispetta, io faccio la mia preghiera. Ecco, quindi non tutti... Prego da soli, io da solo, così, che si legge il Corano, leggo da solo. Ecco, certo, poi ognuno fa quello che crede più opportuno. Sì, ogni persona entra la sua tomba da solo, non è... Devi pregare come per forza o qualcosa. Senti, quante volte preghi al giorno? Cinque volte. Sì. Cinque volte, quindi tu cinque volte ti metti in posizione verso... Sì, verso davanti al sole. Davanti al sole? Sì, davanti dove esce il sole proprio. E faccio la mia preghiera cinque volte. E il venerdì vai in moschea? Il venerdì vado in moschea. Senti, che rapporto hai con l'imam del carcere? Un bel rapporto. Bravo rapporto, persona, è cambiato anche lui per prima. Certo, l'ho intervistato, anche lui ha avuto qui perché appunto per rapina, se non è... Sì, anche lui prima non era la strada del musulmano giusto, ma adesso lui ha buttato tutti dietro le sue spalle, ho preso la strada per preghi, capace per... Ecco, e l'imam che figura è? Una persona con la quale tu ti confidi, gli esponi i dubbi, che rapporto hai con l'imam? Non è come il nostro prete, è una cosa diversa. No, è una cosa molto diversa. Non è, lui deve spiegare noi come si dice, come
esempio, un discorso del vino, il vino peccato, devi stare attenti così, così, un discorso del bugia, il bugia così, così, devi pagare così, così. Per questa cosa... Senti, la nostra è stata un'intervista un po' atipica rispetto alle altre, perché le altre hanno tutte avuto un percorso, no? Un percorso che le ha portate a delinquere. Sì. In te questo non è avvenuto, perché tu non hai avuto un percorso che ti ha portato a delinquere. Tu ti sei ritrovato ubriaco e sotto i fumi dell'alcol hai avuto una rissa, presumo, sì. Una persona, ma hai tentato di uccidere la botte o con qualche un coltello, non lo so. Come hai tentato di uccidere questa persona? Con bottiglie, loro dicono. Con la bottiglia, quindi sì. proprio tutti gli effetti dell'alcol. Sì, proprio fuori testa. Eri proprio fuori testa. Fuori testa. Non quindi... mi ricordo anche io come, io chiedi le persone come... Ecco, ma questa persona la conosci o era una persona casualmente... Paesano mio, sicuro lo conosco. Se io sono andato a sua casa, sicuro lo conosco. Se non lo conosco non andare a lui. Ecco, senti, era proprio il proprietario della casa? Non lo so, lui proprietario della casa, non mi ricordo, ma sicuro lui è il mio paesano, lo conosco, perché se no non conosco perché non ci saresti andato. Sì. Senti, ma gli hai chiesto perdono? A lui? Sì. Ha chiesto perdono, sì. E lui ti ha perdonato? Sì. Cosa ti ha detto? Non lo so, ho mandato con me fratello, ho detto posto, non c'è niente, posto, non lo so. Ma so, questa persona ma so, si è ma salvata. Ma devi vedere lui poi faccia a faccia che è per... Sì, ma... Ha avuto delle conseguenze o sta bene quest'uomo? No, sta bene. Ecco. Sta bene, tutto a posto. Grazie a Dio, è andata bene. Meno male, perché altrimenti sarebbe stato peggio per lui soprattutto, ma anche per te. Però lui, chiaramente se lo uccidevi, insomma, sarebbe stato veramente una cosa dove non si torna indietro, no? Non torna indietro. Non torna indietro. Grazie a Dio. Ecco, ma i musulmani comunque hanno una percezione della morte diversa, no? Hanno una visione della morte molto più... piacevole tutto sommato, o sbaglio? Non è piacevole, noi si ammazza qualcuno come... No, la morte naturale, dico, quando uno muore. Ecco, come immagina l'aldilà il musulmano? Quando uno musulmano muore? Sì, dove va? Andare, c'è tre, non lo so, non può spiegare in italiano, non lo so, c'è tre, come si dice? C'è un'altra, tre posti, noi, la vita e la morte... E la questa, l'aspettare, non lo so come si dice in arabo, un posto deve aspettare il giorno del giudizio. Sì, il giorno deve, deve aspettare. Dopo ritorna tutto il morto, davanti a Dio, tutti. A una terra bianca non c'è nessuno, né montagne, né tutti terra bianca. Una specie di deserto? Non è deserto, deserto come si dice, sabbia e niente, così. No, uno così. Piatto. Piatto. Ma bianca devi tutti. E dove divano. Si sta molto bene però. E questo giorno, più grande di questo, non può pensare, perché è un grande giorno, la più grande giorno da questa vita. Come si dice, se tu voi credete questo giorno, noi crediamo bene questo giorno. Quindi quasi lo aspettate, quasi è un momento bello per voi quello. Chi passa al paradiso è un momento bello. Vabbè, questo un po' per tutti, anche per i cristiani, pensare ad andare in paradiso. Non lo so io, perché questa è missione di Dio, non è missione mia. Ecco. Quindi tu non hai paura della morte? Non è paura della morte, perché è paura. Non hai paura? No, si può morire, va bene. Senti, torniamo sulla terra. Allora, i tuoi genitori adesso hai detto sono negli Emirati Arabi. Sì, in Dubai. Ecco, ma ti vengono a trovare qui in carcere? Sono venuti a farti visita qualche volta o no? No, non venuto qua. Non mai, venuto, mai. Sì, io non voglio fare loro vecchio, venire da lì. Ecco, ma come... Sì, almeno andare lì, andare a Dubai, andare almeno a... Un posto più bello. Sì, posto più bello, loro divertire un po' così, vieni qua, solo piangi. Non so, però sei suo figlio, sei loro figlio, per cui insomma... E sì, io non dici, non viene nessuno, se la madre dice voglio venire, io dice no, non vieni, se tu vieni non vengo a colloquio a vedere te. Non vieni, non vieni, non fai testa, sempre parliamo con questo discorso in telefono, ogni settimana io parlo al telefono. Ogni settimana parli al telefono. Lei vorrebbe venire, ma tu non vuoi che no, dice, detto a loro no.
Quindi, non ti vuoi far vedere detenuto? Sì, non voglio vedere. Perché lei piange? Io lo so, perché devi piangere? Piango tu, io basta. Senti, quindi in questi anni nessuno ti è venuto a far visita? Il mio fratello mi viene. Il fratello viene sempre, sì. Ecco, quindi è comunque. Sì, l'ultima volta è arrivato con me, è arrivato, ho fatto permesso con me. Ogni volta lui viene, adesso io esci fuori a fare permesso, andare con lui faccio. Mangiata assieme, un pizza. Quindi sei già in un regime, voglio dire, di semilibertà, ma hai molti permessi per uscire. Insomma. Sì, ho fatto un parecchio di permessi, esce con lui, con sua moglie, ma ecco. Mangiamo assieme. Ma così, fatti portare così. A Firenze allora, no? Beh. Non può uscire dal territorio di Prato, è scritto lì. Ah, non può uscire dal territorio di Prato, vabbè, anche Prato è bella, dai. Sì, Prato, il castello dell'imperatore, piazza del Comune. Come si dice... Vediamo i posti, ecco, che deve fare. Andato in un bel ristorante a mangiare. Sì. Ecco, quindi insomma, ti si illuminano gli occhi quando parli delle cose esterne, insomma, ti piace proprio l'arte, si vede chiaramente. Senti, io ti chiedo a questo punto cosa pensi di fare appena uscito da qua? Appena esco da qua, no, io raggiungo i miei fratelli a Dubai. A Dubai, ecco, sì. Pensi di trovare un lavoro lì? Già sì. E cosa vorresti fare? Hanno trovato a me, il marito di mia sorella. Ah, hai già il lavoro pronto? Sì, ha detto a me devi imparare bene la lingua italiana, devi tradurre italiano a arabo. E cosa fa il traduttore dall'italiano all'arabo? Sì. Insomma. Detto, vediamo abbastanza. Penso che tu sia fortunato, insomma. Sì, dire, grazie probabilmente a Dio. Sì. Allah ti ha portato fortuna, le tue preghiere hanno fatto bene, perché insomma sei il primo detenuto che incontro che già sa... che avrà un lavoro che lo aspetta. Sì, grazie a Dio. Vado a fare questa cosa, mestieri. Ah, che devo fare? Senti, io ti saluto. Grazie mille. Grazie. Se vuoi ringraziare Allah alla fine del... Alhamdulillah, o shukrullah. Grazie a Dio. Ciao, grazie. Grazie mille. Buona giornata. Liberamente. Percorsi liberi di vita carceraria. La parola allo psicologo dottor Lori Spinzani. Salve a tutti, ennesimo commento di questa ennesima interessante intervista a Triasina, spero di aver pronunciato bene il nome, non ho confidenza con i nomi con questa natura lessicale o con questa natura di suono di termine. Al di là del nome, cosa si evince da questa personalità che è anche interessante, no? Si evince l'aspetto della devozione, cioè l'aspetto della abnegazione rispetto a una circostanza che si ritenga superiore, no? Ogni essere umano credente crede che Dio, è certo di questo, sia superiore a tutto e anche a se stesso nelle proprie istanze fondamentali. Altrettanto fa lui, quest'uomo, un giovane uomo che ha avuto un momento di difficoltà a cui è reagito in modo relativamente inconsapevole, perché chiunque assuma una sostanza è chiaro che rischia di essere poco consapevole di quello che sta facendo. Ora sta scontando una pena che la società gli ha comminato e lui la sconta di buon grado. Non si oppone alla società, non si oppone a niente. Accetta se stesso, accetta quello che ha fatto e accetta di scontare una pena. E ha un progetto dopo la pena, ha un progetto di vita, che forse non aveva prima, precedentemente, probabilmente, questo mi pare si possa evincere, non aveva questa ferma convinzione di raggiungimento di un domani, di un progetto di vita. L'aspetto della devozione, su cui voglio soffermarmi nei prossimi secondi di questo intervento, è particolare, perché è in sé un progetto di vita. Chiunque sia devoto a qualcosa, a qualcuno, a un Dio, per esempio, ha in sé un progetto di vita, che è quello di appartenere a una quota parte della stessa divinità che impegna la sua mente. Di appartenere a una condizione prescritta in parte, l'altra parte avviene per destino, avviene per circostanze di vita, ma a seconda della propria religione, ognuno spera, pensa
è convinto di condurre la propria esistenza in modo tale che essa si attenga ai dettami di un Dio. In quanto tale, questo Dio governa l'esistenza. Quindi l'uomo, si vede da questo intervento, determina in parte la propria vita, accade quello che è parzialmente poco reparabile, dopo ancora torna a determinare la propria esistenza, perché sceglie di avere un percorso successivo, la vita ricomincia. Un reato relativamente pesante come questo, lui giustamente immagina di dare seguito alla propria esistenza, così senz'altro sarà, a Dubai, tra l'altro, in un mondo completamente diverso, lontano da un occidente e anche da un oriente, da un certo tipo di oriente. Dubai è un altro luogo nel mondo, come direbbe uno scrittore, un vecchio scrittore, un altro luogo nel mondo. Lui vuole ricominciare insieme, tra l'altro, ai propri parenti che già ora sono lì e producono e lavorano e stanno bene. La devozione è in questo caso lo scarto che fa la differenza tra una condizione in cui ci si veda vinti e una condizione in cui ci si voglia vedere invece fautori di un proprio destino. Salve a tutti. E adesso parliamo di teatro, teatro all'interno del carcere, perché il teatro è proprio uno di quelle attività che interessa veramente tanto i detenuti. Noi siamo andati a vedere uno spettacolo, cioè la prova di uno spettacolo, abbiamo assistito quindi a questa prova di una commedia, intervistato alcuni detenuti che recitano e parlato anche con l'insegnante di recitazione. Liberamente, percorsi liberi di vita carceraria. Il teatro appassiona i detenuti. Ascoltiamo i loro racconti e l'esperienza dell'insegnante. Siamo sempre all'interno del carcere La Dogaia di Prato, in questo momento nello spazio teatrale dedicato alle compagnie teatrali, del carcere La Dogaia di Prato. Infatti in questo momento sono proprio sopra un palco. Accanto a me Livia Gianfrida, regista della compagnia. La compagnia del carcere come si chiama? Teatro Metropopolare. Ecco, il nome da cosa nasce? Il nome nasce in realtà fuori dal carcere, nasce da un incrocio tra il desiderio di fare spettacoli metropolitani, spettacoli moderni, e al contempo con un occhio alla tradizione, quindi popolare. Ecco, da quanti anni lei svolge questa attività all'interno della Dogaia? Sono 8 anni che lavoriamo qua dentro e con un approccio professionale. E quindi i primi anni sono stati di formazione e adesso lavoriamo alla produzione di spettacoli. Perché ha scelto il carcere per effettuare questo tipo di attività? Perché in carcere ho trovato materiale umano e artistico davvero molto interessante e ho trovato la necessità del fare teatro. Quando è venuta qui la prima volta, 8 anni fa, cosa pensava del carcere? Da subito mi sono trovata molto, molto a mio agio, molto bene e mi sono innamorata di questi ragazzi che hanno molto da dire e che quindi sono necessari all'interno degli spettacoli. Io ho fatto varie interviste e tutti mi hanno parlato dell'attività teatrale, proprio la cosa che preferiscono di più in assoluto fare all'interno del carcere. Quindi possiamo dire che il teatro ha anche una valenza terapeutica? Io penso che la libertà, come ha detto qualcuno, la libertà sia terapeutica e il teatro è uno spazio libero. Allora, come scegliete gli spettacoli da portare sul palco? Li scegliamo attraverso dei laboratori teatrali in cui proponiamo alcuni testi, proviamo ad assaggiarli insomma insieme, ne assaggiamo alcune scene, li leggiamo insieme e alla fine scegliamo quello che si confà di più insomma con il gruppo.
Allora, quanto le danno a lei a livello personale questi uomini, questi ragazzi che comunque sono qua spesso anche per gravi reati? Se ne dimentica, diciamo, del reato e prevale l'uomo, l'umanità? Io quando inizio a lavorare anche con un nuovo ragazzo, insomma un nuovo allievo detenuto, non chiedo mai cosa hanno fatto, non mi interessa, ritengo che questo rientri in un'altra sfera, e noi facciamo soltanto teatro e all'interno dello spazio teatrale davvero conta il lavoro sulle emozioni, il lavoro sulla sincerità delle emozioni appunto. Sicuramente ho imparato moltissimo a livello proprio teatrale, perché il teatro è fatto proprio di persone, appunto dicevo emozioni, dunque qua dentro tutta questa dimensione in realtà si può praticare e trovare anche forse in modo estremizzato, perché comunque qui tutto è portato un po' all'estremo, appunto le emozioni sono esplosive. Dunque ho imparato moltissimo, quindi sono cresciuta, mi hanno dato moltissimo. Senta, per quanto riguarda la scelta dei testi, classici, contemporanei, avanguardia? Beh, abbiamo iniziato con Fassbinder. Addirittura, insomma. Sì. Abbiamo iniziato con Fassbinder, che qui trovava, si sposava perfettamente anche proprio con l'ambiente, con gli spazi. Cosa di Fassbinder? Sangue sul collo del gatto è stata la prima opera a cui abbiamo lavorato e poi abbiamo per 3 anni, quasi 4, lavorato su Shakespeare, che è un autore a cui teniamo molto e che qui in carcere trova anch'esso davvero carne. Allora, mentre noi parlavamo abbiamo visto alcuni attori appunto che sono dei reclusi della casa circondariale della Dogaia di Prato che vedevo con l'occhio mentre la intervistavo, facevano un pezzo immagino dello spettacolo. Adesso li vado ad intervistare, andiamo a parlare con loro, li ho visti con delle carte in mano. Allora, tu come ti chiami? Ervis. Da dove vieni? Albania. Albania. Allora, cosa stavi facendo? Allora, questo fa parte di una scena di un nostro spettacolo che faremo a gennaio. È una partita di poker che noi facciamo, in cui c'è un crescente durante questa scena che noi cominciamo a parlare, poi una classica partita di poker che finisce alla fine, si sa, in rovina, cominciamo a litigare, c'è qualcuno che vince, qualcuno che perde, qualcuno che canta perché è felice che ha vinto e gli altri che buttano le carte. Il titolo dello spettacolo? Il titolo dello spettacolo è un trans che si chiama Deseo. Cioè non un tram che si chiama Desiderio, no? In pratica dovrebbe, però la nostra regista Livia ha trasformato questa cosa partendo dal tram che si chiama Desiderio. Io più che a dirvi penso che voi lo dovrete vedere, dovrete vedere quello che noi mettiamo in scena, perché è una cosa particolare. Chi è il trans di voi? Il trans manca. Non c'è cucinando. In questo momento. Ah, in cucina, eccoci, magari lo intervisteremo un altro. Però qui c'è un vero trans. Come? Fantastico. È un vero trans. Lui è. Ma dici sul serio? È qui come trans? No, per me lui è abbastanza convinto. Ah, ecco, no, perché pensavo che fosse appunto. No, lui è un carcerato, detenuto, si chiama Rodrigo, e lui è brasiliano e fa un bel trans per questo. Un trans che si chiama Deseo. Desiderio, no? Quindi. Sì, è una gioco. Non è proprio un trans che si chiama. Il titolo non è proprio un trans che si chiama Deseo. Però noi stiamo lavorando a un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams e abbiamo sviluppato un personaggio che si chiama Deseo. Per cui i ragazzi in realtà chiamano lo spettacolo un trans che si chiama Deseo. Non è un suo titolo, è di loro. No, è un titolo che ci diamo, diciamo, per gioco. Per ridere. Per ridere. Quanto le dà il teatro all'interno della sua giornata? Quanto la attutisce, diciamo, la difficoltà di vivere in un carcere? Ma più di tutto il teatro salva la vita qui dentro, perché o hai una scelta di stare in cella e fare nulla, o fare qualche comportamento conseguenziale, diciamo. E il teatro dà la possibilità di scappare psicologicamente da carcere e fare qualcosa di importante nella tua vita.
E quando io sono qui, per esempio, io perdo totalmente la vita di carcere. Io sono liberato, per dire. Questa è una grande cosa. Bene, benissimo. Ascoltiamo tutti. Chiami? Ayub. Ayub, da dove vieni? Dal Marocco. Dal Marocco. Hai scelto di fare teatro, perché? Perché mi piace, mi diverto. Certe cose che fai qua non riesci a farle, diciamo, fuori. Perciò è una libertà qua dentro proprio. Ti senti libero di tutto. Ecco, quante ore fate la settimana di teatro? Adesso stiamo facendo quasi tutti i giorni, tranne sabato e domenica, mattina e pomeriggio. Stiamo preparando lo spettacolo che stiamo organizzando per il 21 e ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno per fare un bel lavoro. Ecco, tu prima di entrare in carcere amavi il teatro o lo hai amato stando qua? No, qua dentro. Non avrei mai immaginato che fuori facevo questa cosa. Poi qua ho scoperto che una cosa che mi piace, e appunto per questo sono qua, grazie ai miei compagni pure, che stiamo facendo un bel gruppo, appunto. Bene. Tu ti chiami? Salve, io mi chiamo Zio Mercy e gli amici mi chiamano Diego, per ricordarsi. Perché? Perché è un po' difficile ricordarsi i nomi. Da dove vieni? Io vengo dal Congo. Dal Congo. Allora, in Congo il teatro, che tipo di teatro si fa? In Congo il teatro sono un po' dei teatri comici, locali, così, che insomma c'è più, ci sono gli attori, i comici che ti fanno ridere, ma non è proprio teatro, però ci sono questi tipi di trattenimento che lo fanno spesso. E non ho mai fatto. Qui hai conosciuto un teatro diverso, diciamo anche più impegnativo? Sì, un teatro diverso, impegnativo, anche molto costruttivo. Cioè, fuori io non ho mai pensato di teatro, neanche andare a vedere il teatro. E la prima volta che sono arrivato qua, non lo so, la psicologa mi disse: ma c'è teatro, a te veramente ti vedo al teatro? Io, al teatro, ma che, faccio ridere. E ci ho provato e ho scoperto una cosa molto diversa. E, cioè, per me è una terapia più di quella che ti può fare una psicologa. Per me veramente qua è tutto, cioè, ti liberi? Molto, mi libero molto e mi ritrovo anche, cioè ritrovo me stesso. Senti, quanti anni starai in carcere? So 2 anni che sono qui e spero che se tutto va bene agosto prossimo sarò libero. Ecco, quindi molto presto. Senti, quando uscirai frequenterai teatri o la considererai una parentesi legata al carcere? Ma cioè, finora cioè, penso che sia possibile, perché non so cosa troverò fuori e cioè, dipende da quella che troverò come lavoro fuori e col tempo pure, cioè, perché no? Sì, posso provare. No, ma sì, a parte il desiderio di fare attore, ma dico, ma andrai come spettatore a vedere gli spettacoli? Sì, certo, ora che ho capito tante cose, come funziona, e posso anche andare a fare, diciamo, a criticare lo spettacolo che sarà, sì, a fare un giudizio. Allora, anche a te la stessa domanda, quanto tempo è che sei qua, ospite del carcere, e tra quanto uscirai? Bella domanda. Non lo sai? No, sono da parecchio qua dentro e mi mancano 7 anni. Ecco, quindi diciamo la tua uscita è un pochino più lontana e quindi diciamo il carcere per ora ti aiuta a ridimensionare questo spazio, giusto? Sì, tanto. Cioè il carcere, il teatro, dico. Sì. Questa è una possibilità per un domani magari, se c'è la possibilità fuori, perché no? Senti, oltre al teatro come passi le tue giornate? Adesso teatro, poi quando non c'è il teatro, al lavori? Lavoro. Sì. Che lavoro fai qui dentro? Lo spesino. Lo spazzino? No, lo spesino. La spesa, quello che distribuisce. Scusa, avevo capito lo spazio. Distribuisci la spesa, ho capito. E anche tu, la stessa domanda, quando uscirai? Io penso fra 3 anni di essere fuori. Qui è da 8 anni che ci sono. Spero di il mio sogno è di proseguire, di fare qualcosa fuori con il teatro, poi dipende se ci sono le condizioni, quindi, la capacità di recitare fuori, non lo so, bisogna provare. Perché, quindi vorreste proprio cimentarti anche al di fuori del calcio e del teatro? È un desiderio, poi bisogna vedere se saremo capaci, se sono capace o non lo so. Qui siamo in un ambiente che si è creato un guscio tra di noi, cioè, che ti protegge,
che ti senti in casa, poi confrontarsi con la realtà fuori bisogna vedere se si è capaci. Penso di sì, perché siamo un bel gruppo. Poi... Senti, che personaggio vorresti interpretare? Vabbè, io di solito interpreto, cioè abbiamo fatto Shakespeare, la trilogia, ho fatto Iago, e ora stiamo facendo il tram che si chiama Desiderio, faccio Stanley. A me piace di solito fare i personaggi seri, quelli là, però uno non deve andare sempre sulla stessa linea, bisogna anche cambiare, quindi... Dipende da... La regista, dalla regista, no? Per cosa ti vede giusto. Lei c'ha l'occhio per ogni... C'è l'occhio giusto, lei ti sa indirizzare veramente quello che ti sia, che ti si indossa, il personaggio che uno può indossare, ecco. Ecco, tu tra quanto uscirai? Io... Tu hai sentito di fin de pena mai? Mai fine pena? Fin de pena mai, io ce l'ho fin de processi mai. È diverso, non è chiaro quanto devo stare qui, in altre parole, non è ancora finito. Ecco, però quando uscirà di qua, pensi che continuerai comunque ad andare al teatro? No, lo seguirà? Onestamente, il mio sognare è di fare attore, ma secondo lei è meglio, penso, di idraulico. Idraulico? Idraulico, meglio di attore, secondo lei. Ma gli idraulici guadagnano tantissimo. Sì, io ho pagato sempre tanto. Il mio. Forse più degli attori. C'è questo sogno, no, io seriamente vorrei fare un attore, sì, ce l'ho la possibilità. Ecco, che ruoli ti piacciono di più? Quelli comici, quelli drammatici? In questa opera facciamo adesso, Livia ha preso l'idea di noi scriviamo di nostra memoria. Abbiamo scritto questa opera, si chiama Paradiso, infatti, che facciamo 21 ottobre in Prato. E noi scriviamo di memoria nella nostra vita che era molto importante di creare un carattere. Io ho scritto una parte di quando avevo 11 anni, più o meno il mio primo bacio con una ragazza. E mi piace molto avere queste parti di emozione dove tu puoi prendere l'audienza con te e senti questo attaccamento con loro. Allora Livia, adesso vedremo i ragazzi esibirsi in una piccola parte dello spettacolo. Di cosa si tratta allora? Allora, stiamo lavorando da qualche mese su un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams e stiamo lavorando ad una riscrittura. Vedremo una scena che si chiama Scena del Poker e successivamente una scena tra due personaggi principali che sono Mitch e Blanche. Bene, quindi spazio a loro. Ti amerò per sempre finché tu sarai nel mio cuore, perché amore mio sei lontano, io senza te non vivrei più. Gazzi, ma l'hai vista quanto è bella? È bellissima. Guarda che fianchi, guarda. Io me la vorrei sposare, io vorrei dei figli con lei, che somigliano tutti a lei, tutti. Io la porterei lontano, a vivere insieme con i nostri figli. Ma io la farò regina, la farò felice, anzi la farò la mia regina. Guarda, guarda, adesso ci vado e ci provo, guarda. Ciao, signore. Volevo chiedersi scusa. No, niente, guarda. È stata colpa mia.
No, è stata colpa mia, che non ho fatto niente per tenerla allegra. Sono stato un coglione. Sì, effettivamente è stato un vero disastro. Sì, è stato un coglione. Io non mi sono mai sbattuta tanto per piacere a un uomo, te lo dico. Io prendo il tram, vado. Ah, sì. Allora non entri dentro. Ah, sì. Sai che mi hanno fatto il regalo? Ah, sì? Sì, mi hanno scritto a un circolo atletico. Perché praticamente faccio tutto, faccio ginnastica, corro, sollevo un po', guarda, dai il pugno, guarda, dai. Wow, è acciaio. Che è acciaio. Indovina un po' quanto pesi. Quanto pesi? 75? Un pochino. 80? E tu quanto pesi? Ho capito, mi tocca scoprirlo da solo. Lascia. Amore. Stai molto attento. Io non sono la donna. Non sono come la tua, hai capito? Io posso darti un bacio? Ma perché me lo chiedi ogni volta? Perché? Perché tu mi piaci. Io senza di te non ce la faccio da te. Per questo volevo chiederti se mi vuoi sposare. Ma lo so. Come non lo sai? Io ti voglio per me. Mi vuoi sposare? Ok. E liberamente termina qui con questa puntata, ovviamente ci sarà la prossima, seguiteci ancora per capire come si svolge la vita all'interno di un carcere. Arrivederci.